E quindi noi non massimizziamo il risultato nel mercato, perché massimizzare il risultato massimizza colui il quale conosce già tutto e si pone lì alla lavagna e massimizza. Noi non massimizziamo nessun prodotto attraverso il mercato, noi massimizziamo l'uso della conoscenza attraverso il mercato, non il prodotto, ma l'uso della conoscenza. Non possiamo massimizzare nulla perché nessuno di noi possiede i dati per massimizzare un prodotto, non c'è il pianificatore che ha tutto e massimizza. Noi possiamo semplicemente massimizzare che cosa? La conoscenza. E in questo modo, questo in un'ottica liberale, perché dall'altra parte della cortina di ferro qualcuno invece aveva la pretesa di farla aveva la pretesa eccetera, e lo abbiamo visto. E allora che cosa facciamo noi? La concorrenza, la cooperazione sociale, la libera cooperazione sociale non è altro che un procedimento di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. Ma non solo, ma tutto questo ci è utile anche per chiarire degli altri aspetti. In questo modo i moralisti scozzesi, puntando sulla questione della dispersione della conoscenza, delle conoscenze di tempo e di luogo, gli scozzesi avevano distrutto che cosa? Il mito del grande legislatore. Perché si riteneva che un grande legislatore potesse avere la conoscenza per stabilire, per prescrivere i contenuti della vita ai cittadini. Ma se la conoscenza è altamente dispersa, il mito del grande legislatore che sa e che ci detta i contenuti della nostra vita, che ci dice che cosa noi dobbiamo fare, che prescrive quello che noi dobbiamo fare, questo mito crolla. Quindi il teorema della dispersione della conoscenza abbatte il mito del grande legislatore. Ci offre che cosa? L'idea di un processo di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. Adam Smith abbatte, poi c'è un'altra parte di questo discorso che non faccio per non complicare le cose, che è stata una parte che bisogna attribuire all'opera di David Hume, ma Smith abbatte l'idea di un legislatore che possa disporre delle conoscenze per decidere che cosa noi dobbiamo fare. L'ordine non è prescritto, quindi l'ordine non è intenzionalmente dettato dal grande legislatore. L'ordine è qualcosa che si compone dentro la società. L'ordine, cioè a dire la compatibilità delle nostre azioni, non viene dettata dal grande legislatore che ci dice che cosa dobbiamo fare. L'ordine, la compatibilità fra le nostre azioni, si compone all'interno della società, e ciò che rende possibile questo ordine non è la buona volontà, non sono le buone intenzioni di alcuno. Ciò che rende possibile la compatibilità delle nostre azioni è il diritto, perché il diritto, come poi scriverà Savigny in tempi più tardi, il diritto che cos'è? Il diritto è lo strumento attraverso cui noi delimitiamo i confini fra le nostre azioni. Come quindi l'ordine sociale si determina? Com'è possibile l'ordine sociale? L'ordine sociale è possibile perché il diritto delimita i confini fra le nostre azioni. Non c'è bisogno di un grande legislatore che ci detti i contenuti delle nostre azioni. Quindi il diritto che cosa ci dice? Il diritto garantisce che l'ordine ci sarà, ma non ci può dire in anticipo quale ordine si determinerà, perché nessuno può sapere in anticipo che cosa, quale parte delle mie conoscenze io mobiliterò e che cosa deciderò di fare. E quindi è un capovolgimento. Il liberalismo è questo, è il capovolgimento della posizione dello Stato. Lo Stato variabile indipendente diventa una variabile dipendente. Lo Stato può sussistere nella misura in cui agevola la cooperazione sociale. Non lo Stato che è depositario del punto di vista privilegiato, non è la fonte privilegiata della conoscenza, ma è semplicemente un rimedio ad alcune cose che noi non possiamo fare. Ma siccome è una soluzione imperfetta, noi non la possiamo caricare di numerosi compiti, perché ogni soluzione, essendo noi tutti ignoranti e fallibili, anche lo Stato è ignorante e fallibile, perché sono uomini come noi, ignoranti e fallibili, che devono svolgere dei compiti residuali rispetto a quelli svolti dalla libera cooperazione sociale. Quindi nell'Ottocento c'è un capovolgimento della posizione dell'individuo e della posizione dello Stato. Lo Stato da variabile indipendente diventa variabile dipendente e l'individuo da soggetto passivo su cui cadono le prescrizioni del grande legislatore, dello Stato, del governo, di chi volete voi, l'individuo che diventa soggetto e che decide liberamente, purché
non infranga l'autonomia di scelta del suo interlocutore, della sua controparte. Con la violenza o con la frode infranga l'autonomia. Quindi ci sono delle sfere di autonomia in cui ciascuno di noi può liberamente scegliere. Questo significa due cose importanti che vi dico. Le cose importanti che desidero dirvi sono queste. Primo, che noi, anzi ve ne dico tre, una ve l'ho già anticipata ma la ripeto, ecco perché sono tre. La prima cosa è che noi sappiamo che l'ordine sociale ci sarà, ma non sappiamo quale ordine ci sarà. E questo è evoluzionismo. Noi non possiamo sapere, il processo è ateleologico. Noi non possiamo sapere, non c'è un telos che governa la nostra vita. Noi non sappiamo quale sarà il risultato delle nostre azioni messe assieme. Quindi il diritto garantisce che ci sarà la compatibilità delle nostre azioni. Che quale ordine concretamente si stabilirà, noi non possiamo saperlo in anticipo. Secondo punto. Il secondo punto è che non c'è, non essendoci una meta, non c'è nemmeno un'idea di bene comune come meta. La meta, il bene comune non è un destino, non è una destinazione. Il bene comune è l'insieme delle regole che consentono a ciascuno di noi di esprimere il massimo di libertà individuale. Colui il quale vi dice dobbiamo stare attenti al bene comune, intendendo per bene comune una meta, vi sta mentendo, o è un ignorante o vi sta mentendo, o è tutte e due le cose contemporaneamente. Perché in un processo in cui non c'è un telos, noi non possiamo mirare ad una meta. E se il legislatore vuole mirare ad una meta, sta adottando un provvedimento di carattere illiberale. Il legislatore deve emanare norme di carattere generale e astratto, perché il diritto è fatto di norme generali e astratte. Se mira ad una meta è un interventista, il quale vuole favorire un determinato gruppo sociale a scapito di un altro gruppo sociale. Quindi il bene comune non è una meta. È l'insieme delle condizioni, è l'habitat normativo, direi meglio, che consentono a ciascun individuo di esprimere la propria libertà di scelta. Un terzo punto è dato da che cosa? È dato dall'idea di giustizia. L'idea di giustizia in una società liberale non è un concetto che noi decliniamo in positivo. Non possiamo declinare, non abbiamo un test positivo di giustizia, abbiamo un test negativo. Noi sappiamo che cosa non è giusto, ma non sappiamo che cosa è giusto. Se noi sapessimo, per sapere che cosa è giusto, noi dovremmo avere un punto di vista privilegiato sul mondo e una gerarchia di fini obbligatori. Se c'è una gerarchia di fini obbligatori, non ci può essere libertà individuale di scelta. La società aperta è una società che non ha una gerarchia di fini obbligatori. Noi sappiamo che cosa non dobbiamo fare, ma non che cosa dobbiamo. Noi sappiamo che cosa non dobbiamo fare, ci viene prescritto che cosa non dobbiamo fare, ma non ci viene prescritto ciò che dobbiamo fare. Quindi il concetto di giustizia non è un concetto che noi formuliamo in termini positivi, perché dovremmo avere una gerarchia di fini obbligatori, ma se avessimo una gerarchia di fini obbligatori noi non saremmo liberi, non ci sarebbe libertà individuale di scelta. Quindi, come voi capite, noi siamo liberi nella misura in cui la giustizia viene formulata in termini negativi, cioè a dire quando non abbiamo un test positivo di giustizia. Questi tre concetti sono fondamentali, perché se noi cediamo su questo fronte, noi cediamo sul fronte del liberalismo, che è una teoria di che cosa? È una teoria della limitazione del potere, perché quando io vi ho detto che si capovolge la posizione dello Stato e la posizione dell'individuo, ciò significa che se noi consentiamo allo Stato di intervenire e di raggiungere determinate finalità, a questo punto noi abbiamo ceduto che cosa? Abbiamo ceduto la nostra autonomia, in cambio di un fine che poi non si realizzerà, perché come voi sapete ci sono sempre in agguato quelle che ho già richiamato, che sono le conseguenze inintenzionali. Uno Stato interventista non realizza mai quel che promette, perché ovviamente che cosa succede? Che per realizzare determinati fini deve che cosa? Deve assorbire, utilizzare risorse e sottrarle da settori più efficienti. E tutto questo determina ovviamente delle conseguenze inintenzionali di carattere negativo. Se noi vogliamo mettere delle barriere protettive, noi non facciamo altro che fare pagare di più i beni ai consumatori e favorire semplicemente alcuni produttori che sono più vicini al potere politico. Quindi non è una posizione liberale questa qui, è una posizione
una posizione illiberale, l'interventismo è una posizione schiettamente illiberale, non ci può essere interventismo e liberalismo, liberalismo e interventismo sono agli antipodi, la dottrina di Smith è nata in polemica contro l'interventismo di carattere mercantilistico, la ricchezza, voi prendete la ricchezza delle nazioni, ha una lunga critica alle posizioni mercantilistiche, quindi o vogliamo l'una o vogliamo l'altra cosa. E allora qualcuno mi dirà, che rapporto c'è, visto che siamo qui alla Fondazione Einaudi, dobbiamo pur ricordare questa figura che dà il nome a questa sede, a questa istituzione che oggi c'è, e allora che rapporto c'è fra libertà economica e libertà politica? Tema che è stato caro a Luigi Einaudi e che Luigi Einaudi in maniera molto, molto piana ha esplorato con molto buon senso. Il rapporto è chiaro, non ci può essere libertà politica se non c'è libertà economica. E in fondo che cos'è la libertà dei liberali? La libertà dei liberali è la libertà di scelta. Noi abbiamo, le scienze sociali sono nate su questo terreno, il liberalismo, la tradizione inglese, la tradizione dei Whigs e la tradizione che ci ha dato liberalismo, l'evoluzionismo e le scienze sociali. Liberalismo, evoluzionismo e scienze sociali fanno parte di un unico processo e noi possiamo avere la libertà individuale di scelta sempre che ci sia libertà economica, cioè dire abbiamo bisogno della proprietà privata. Se tutte le sale di riunione fossero di proprietà dello Stato e non ci fosse la proprietà privata, noi oggi qui non ci saremmo potuti riunire senza il consenso delle autorità. E siccome noi oggi qui stiamo parlando di cose che non sono molto di moda nel nostro paese, probabilmente le autorità oggi ci avrebbero impedito di parlare di Hayek e di parlare della nostra libertà di scelta. Che significa quindi? Che chi, come dice Hayek, come lo ha formulato Hayek nella via della schiavitù, ciò significa che chi detiene tutti i mezzi determina tutti i fini. E maggiore è la sfera di intervento dello Stato e minore è la nostra libertà di scelta. Quindi c'è un legame indissolubile, come è stato come è storicamente dimostrato, come è teoricamente dimostrato, come è storicamente corroborato. Cioè dire, noi non possiamo avere la libertà individuale di scelta se non abbiamo la proprietà privata dei mezzi di produzione. Quindi il mercato è una istituzione liberale. Io ho sentito qui il nostro coordinatore parlare di liberismo, è una parola che non fa parte del mio lessico e vi dico perché. Non fa parte del mio lessico perché la parola liberismo è nata alla fine dell'Ottocento in polemica contro coloro i quali sostenevano la libertà economica. Ed è stato coniato questo termine quasi per dispregiare la libertà economica. Poi è entrata nel linguaggio, eccetera, eccetera, e alcuni di noi, ad esempio Sergio Ricossa, diceva io mi dichiaro liberista. A me questa parola non piace. Perché è come se noi potessimo staccare l'una cosa dall'altra. La libertà economica, se per liberismo intendiamo la libertà economica, è il liberalismo, perché non ci può essere un liberalismo senza libertà economica. Croce sosteneva il contrario, sosteneva che ci può essere una libertà politica senza una libertà economica, che anche nel comunismo Croce sosteneva che ci potesse essere una libertà politica o la libertà. Ma questa è una tesi insostenibile, perché se non abbiamo la proprietà privata dei mezzi di produzione, noi non possiamo avere libertà di scelta. E siccome la libertà liberale è la libertà di scelta, ed allora se non abbiamo la proprietà privata dei mezzi di produzione, questo non si può verificare, non si può realizzare. Come Hayek diceva nella via della schiavitù, chi detiene tutti i mezzi determina tutti i fini. Se io voglio fare un regalo a una mia amica o a un mio amico e non ho i mezzi, perché non dispongo dei mezzi, io devo chiedere l'autorizzazione a colui quale mi dà i mezzi, il che significa che io non ho la libertà di scegliere. Come se qualcuno detiene tutte le aule di riunione, tutte le sale di riunione, io non posso fare la riunione di oggi, non posso parlare a voi di Hayek, perché colui il quale detiene queste aule mi deve dare un'autorizzazione e non me la dà perché io parlo contro di lui, e così avviene per tutte le altre cose. Noi dobbiamo capire un fatto elementare, dice Hayek, che la proprietà privata dei mezzi di produzione ci serve per tutti i fini, fini di carattere ideale e fini di carattere materiale. Non ci serve solo per comprare il pane,
ci serve anche per esprimere le nostre idee. E siccome la proprietà privata poi alimenta questo processo di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori, noi possiamo progredire e la nostra civiltà, la civiltà occidentale, ha potuto progredire, crescere e vivere nel benessere perché c'è stata che cosa? Questo procedimento di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. Perché la competizione non è altro che questo, un procedimento di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. Non mi stancherò mai di dire che senza di questo noi non possiamo assolutamente avere tutto ciò che abbiamo, a incominciare anche dai benefici che noi traiamo dal livello a cui è giunta la chirurgia, a cui è giunta la medicina. Se noi non avessimo questo procedimento strutturale, continuo, permanente, di esplorazione dell'ignoto, la nostra condizione di vita non sarebbe quella che è. Noi saremmo rimasti nella stessa condizione in cui vivevano i nostri antenati, in cui a 40 anni si vedevano vecchi, in cui morivano per le malattie più irrilevanti e la cui vita era più precaria di quella che noi viviamo oggi. Come diceva Georg Simmel, l'uomo deve misurarsi con la tragedia della propria condizione. Ecco, noi non potremo mai assicurare a nessuno di sottrarlo all'incertezza della vita, però possiamo difenderci dall'incertezza della vita attraverso la libertà individuale di scelta. Mi fermo qui. Allora, io volevo fare una domanda che mi è sorta in realtà nel corso della sua lezione. Io ovviamente faccio un po' da provocatore più che da moderatore. Lei giustamente ci ha ricordato di questo equivoco che è più che altro lessicale anche, no? Anche Einaudi ne parlava, sì, sul liberismo, liberalismo, sì, perché in realtà è una cosa che solo in Italia c'è solo in Italia, è la libertà economica. Ricordiamolo che solo qui in Italia si parla di liberismo, negli altri paesi, nelle dottrine, sì, ovviamente. Sì. Non c'è in inglese la parola liberismo, non esiste. Non esiste in spagnolo, non esiste in francese, non esiste in inglese, non esiste in tedesco. Non esiste nessuna. Allora, la domanda è questa: noi abbiamo fatto una premessa parlando di von Hayek e di chi ha giustamente o meno preso le sue idee, sì, portate in politica, applicate all'economia e alla gestione di un paese. Questo possiamo dirlo ovviamente per il Regno Unito, possiamo dirlo forse per gli Stati Uniti, anche se con diverse, ovviamente, perché il pragmatismo inglese non è certo quello americano, quando Reagan diceva il nostro debito pubblico è sufficientemente grande per badare a se stesso, ovviamente. Ma se questa cosa fosse accaduta in un paese, l'Italia, vabbè, potrebbe essere una domanda banale, ma già un paese a trazione, sicuramente non liberale, almeno dal punto di vista storico degli ultimi 200 anni, come la Francia. Cioè, cosa sarebbe accaduto se avessimo avuto una Thatcher o un Reagan non in Inghilterra, non negli Stati Uniti, ma in Francia, in Italia, diciamo nella parte più meno liberale forse del nuovo continente, del vecchio continente? Ma io penso che sia impossibile rispondere a una domanda del genere, perché la storia non si fa, no, con i ma e con i però, e con i ma e con i se, e quindi è assolutamente difficile. Ma in Gran Bretagna la stessa signora Thatcher ha dovuto misurarsi ha dovuto affrontare uno scontro sociale grandissimo, vastissimo, ha dovuto misurarsi con delle difficoltà enormi, quindi non, insomma, voglio dire, noi dobbiamo capire, il discorso è molto semplice, noi dobbiamo capire che tutte le riforme e soprattutto una maggiore autonomia di scelta agli individui comporta anche che alcuni interessi vengano sacrificati. Ora, quello che noi qualche volta facciamo, e qui commettiamo un errore, è quello di minacciare gli interessi che sono stati protetti, fin lì protetti. Noi, a mio avviso, dovremmo parlare di meno quando si svolge un'azione politica e soprattutto badare ai risultati.
senza minacciare nessuno, perché è chiaro che una politica liberale colpisce degli interessi che sono protetti. Se noi ci affidiamo alla competizione, ci sono degli interessi che sono protetti che vengono colpiti, perché la competizione non guarda in faccia a nessuno, la competizione guarda il risultato. Non pensa che io mi chiami Lorenzo, che un altro si chiami Gustavo, che un altro si chiami Ferdinando, eccetera eccetera. Questo è irrilevante. La norma giuridica non guarda in faccia a nessuno. La norma giuridica che cosa regola? Regola situazioni tipiche. Poniamo che il semaforo sia una norma giuridica. Il semaforo non dice che debba attraversare Giuseppe, Ferdinando, Maria, Giovanna. Il semaforo dice che colui il quale si trova in una determinata situazione potrà attraversare prima degli altri. Ora, la concorrenza, l'uguaglianza dinanzi alla legge, che rende possibile la concorrenza, perché è l'uguaglianza dinanzi alla legge che rende possibile la concorrenza, ovviamente determina dei risultati che confliggono con coloro i quali hanno che cosa? La possibilità di passare prima degli altri, perché lo Stato interventista che cosa fa? Al semaforo, anziché dire che deve passare colui il quale si trova in una determinata situazione, no, al semaforo dice deve passare Giovanni. Ora, secondo voi, io vi ho banalizzato la situazione parlando del semaforo, ma nella vita di tutti i giorni noi patiamo queste situazioni in cui noi andiamo a fare qualcosa e qualcuno ci dice no, guarda che c'è Giovanni che deve passare prima di te. Perché tutta la legislazione, qui è un aspetto che non ho trattato nella mia conversazione, ma a cui voglio fare riferimento, perché tutto il problema è quello che, su cui hanno posto l'accento sia Hayek sia Bruno Leoni, è quello della legislazione. Cioè dire, il diritto sono delle norme generali astratte che ci dicono che colui il quale si trova in una determinata situazione può agire in un determinato modo. La legislazione invece favorisce Tizio, Caio, Sempronio. Ora, ci sono degli interessi che devono essere colpiti se vogliamo una società liberale, ma questo deve essere fatto con intelligenza. Cioè dire, il problema non è più mio teorico, non è mio che insegno che cosa ha fatto Hayek, non è di Hayek che ci ha insegnato che cosa sia il liberalismo. Il problema è dell'uomo politico e della capacità dell'uomo politico di fare le alleanze politiche giuste per poter far passare determinati provvedimenti, perché è chiaro che una società liberale colpisce i protetti. E quindi, voglio dire, non basta essere un professore di filosofia delle scienze sociali per risolvere questo problema. Per risolvere questo problema abbiamo bisogno di politici. Che in questo paese ci siano stati dei politici in grado di fare tutto questo, non mi sembra. Che la Gran Bretagna abbia avuto una donna che sia stata in grado di fare tutto questo, questo è chiaro ed è avvenuto. Poi qualcuno mi dirà, come mi è stato detto, che in Italia la Thatcher non avrebbe potuto farlo. Questo ovviamente appartiene al mondo dei ma e dei se, su cui insomma le nostre discussioni sono molto opinabili, perché anche un noto giornalista mi ha detto, con cui io ho avuto una corrispondenza, e ho detto la Thatcher non diceva questo, ma diceva questo e quest'altra cosa. Poi mi ha detto, dice, ma sì, ma la Thatcher in Italia non avrebbe potuto. Io non posso escludere nulla, però questo appartiene al mondo dei ma e dei se, e io su questo non posso dire, non posso pronunziarmi, perché io, nessuno di noi può pronunziarsi. Io non sono in grado di fare il politico perché io sono un professore di filosofia delle scienze sociali, ma voglio dire, anche un politico non può dirmi se una donna come la Thatcher in Italia sarebbe stata in grado di fare quello che ha fatto. Questo non so se noi avessimo, chissà, avere politici disposti a resistere allo sciopero prolungato di più di un anno. Appunto. O i sindacati a continuare uno sciopero più di un anno, e magari in Italia dopo... Sì, 20 giorni noi, è probabile. Noi non abbiamo, no, voglio dire, voglio aggiungere una cosa. Noi adesso abbiamo l'avvertenza della d'Italia. Porto un esempio banale, semplice, senza andare nei cieli della teoria. Porto un esempio banale. C'è stato un sindacato che dice che per risolvere il problema della d'Italia bisogna tornare alla nazionalizzazione. Ecco. Perfetto. Devo commentare. La nazionalizzazione significa che noi consumatori, noi cittadini, noi contribuenti dobbiamo pagare l'inefficienza dell'Alitalia. Ecco, questo è possibile. Quindi, ora qual è? Voglio dire, la situazione è questa, è che tutti, che non abbiamo uomini politici. Ora io dico, il mestiere dell'uomo politico è una cosa diversa da quello del professore che insegna
filosofia della scienza, filosofia delle scienze sociali, eccetera, eccetera. Quindi io non vi posso dire, io vi posso dire che cosa Hayek, che cosa sia il liberalismo, che cosa Hayek ci ha insegnato, poi il mestiere del politico, che poi noi siamo arrivati alla caduta della Prima Repubblica per effetto del pesantissimo debito pubblico, fra le altre cose che avevamo, che negli anni Ottanta c'è stata l'esplosione del debito pubblico, e che questo debito pubblico, dalla caduta della Prima Repubblica, siamo venuti alla fine della Seconda Repubblica, e questo debito pubblico anziché diminuire è aumentato, ed è aumentato vistosamente. Questo è un fatto che sta di fronte ai nostri occhi, e che, insomma, voglio dire, gli italiani forse vogliono vivere così, ma gli italiani non si rendono conto anche di una circostanza molto elementare, che se i loro figli non hanno dei posti di lavoro, se i loro figli non hanno più futuro, se i loro figli si trovano in condizioni precarie, questa è colpa loro che hanno tollerato un sistema di regalie, un sistema in cui il postulato di scarsità non esiste, in cui si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Queste sono cose impossibili da aversi. Il postulato di scarsità vige in ogni circostanza. E non è vero che noi spendendo, perché poi c'è anche quest'altra illusione, ma ovviamente non posso in una conversazione che dura 45 minuti parlare di ogni cosa, c'è anche quest'altra illusione, quella di pensare che stampando carta moneta si possa avere lo sviluppo economico. Lo sviluppo economico non dipende dalla carta moneta, perché se dipendesse dalla carta moneta, qualunque popolo, il più retrivo dei popoli, si metterebbe a stampare carta e quindi avrebbe lo sviluppo. Ma questo non mi sembra che finora si sia verificato, nel senso che, cioè dire, hanno stampato carta ma non hanno avuto lo sviluppo al quale ambivano o che pensavano di poter ottenere. Una delle cause dell'impero romano è stato l'interventismo. E quindi,